un'azienda super innovativa, tre scarpe che non ho ancora visto sul mercato italiano ma che presto arriveranno, la visita dell'On Lab e del suo robot che consente in maniera molto innovativa di realizzare una scarpa con una tomaia minimalista e soprattutto senza lacci. Comunque, per capire di cosa stiamo parlando, partiamo dall'inizio. Sto entrando a vedere On Lab Paris, che dovrebbe raccontarci tutte le evoluzioni di questa azienda svizzera che sta sempre prendendo più piede sul mercato mondiale. Sono anche curioso di vedere Light Spray, che è il robot che dipinge la scarpa e consente in effetti di non avere i lacci sulla scarpa stessa, e sono curioso di toccare con mano questa scarpa. Full disclosure, questo video non è sponsorizzato dall'azienda svizzera, sono stato invitato a partecipare a questo evento che mi ha consentito di capire tutte le nuovissime tecnologie, ma l'azienda svizzera non ha visto nessuna immagine del mio video, che siete voi i primi a vedere in anteprima. Ci troviamo in Boulevard Jules Ferry, vicino alla Place de la République. È stato molto facile arrivare qui ed ora vi racconto tutte le innovazioni in casa On. Le prime scarpe che ho visto sono le CloudStrike Amplius e Citius, che sono per mezzofondisti fino a 1500 metri e oltre 1500, ovviamente sui 10.000. Sono scarpe davvero leggerissime e che ora si trovano sul mercato anche quello italiano. A disposizione anche l'ultima tecnologia dell'Apparel On, che è davvero sottilissimo e in queste temperature estive può essere davvero utile per chi volesse provare qualcosa di davvero innovativo. Davvero interessante quanti prototipi di Cloud Boom Strike sono stati realizzati in questi ultimi 2 anni, e paradossalmente la scarpa è lì sotto ma non riesco a prenderla in mano. È una scarpa appena lanciata sul mercato mondiale e già c'è la versione successiva che tra pochi minuti vedremo. È una scarpa comunque che, toccata, mi è sembrata davvero molto reattiva, molto stabile, e credo che sarà ai piedi di molti maratoneti durante la stagione autunnale. Ma adesso andiamo a vedere anche le altre scarpe. Uno degli aspetti più carini è che i prototipi di CloudStrike sono stati lanciati già a partire del 2020 e Tadese ha aiutato nello sviluppo, creando e suggerendo modifiche alla versione Eco V3, ed ora effettivamente siamo arrivati non soltanto a un prototipo ma a qualcosa che può essere utilizzato dai podisti amatori evoluti che cercassero il proprio personal best. C'è poi tutta una sezione dedicata al tennis, che è uno del core business di On. Ovviamente non interessa a noi podisti amatori, però c'è pure la scarpa di Roger Federer, The Roger Pro 2 Clay. Ovviamente queste scarpe non le utilizziamo a meno di essere anche tennisti. Su questa parete poi c'è tutta l'evoluzione delle scarpe On, a partire da quella del 2010, che si chiamava, udite udite, Cloud Surfer 2010, e tutta l'evoluzione che ha portato poi alla fine all'innovazione del 2024, quella della scarpa utilizzata a Boston da Ellen Obiri per vincere la maratona, e effettivamente che immaginiamo nei prossimi mesi possa essere utilizzata dai podisti amatori super evoluti. Andiamo a vederla. Un'altra innovazione che però è passata in sordina nel 2022 è stata lanciata la Cloud Neo, che era quella riciclabile del programma Cyclone, che effettivamente potreste rimandare indietro, e una volta utilizzata per 600 km è un abbonamento e dopo pochi giorni vi rinviano una scarpa nuova, concetto che secondo me è davvero molto vantaggioso per il podista amatore ma anche per l'ambiente. C'è poi l'ultima novità appena lanciata sul mercato, che è la Cloud Surfer Next, che nei prossimi giorni testerò, ma comunque è una scarpa adatta al podista amatore che volesse iniziare a correre e magari non avesse tutta quella voglia di correre. Comunque questa scarpa è davvero molto veloce e reattiva, e quindi potrebbe essere utilizzata come scarpa unica per chi effettivamente iniziasse a correre. Una delle cose molto sorprendenti dal mio punto di vista è che ci siano un'infinità di prototipi. Si parlava per il lancio di questa nuova scarpa che avessero più di 1500 prototipi prima di realizzare la soluzione definitiva. Uno degli aspetti che mi ha impressionato particolarmente è il fatto che On ha veramente tantissimi atleti che aiutano lo sviluppo delle scarpe, e oggi hanno partecipato alla maratona diversi atleti, alcuni addirittura nelle prime posizioni. Sono stati scelti diversi atleti anche per le gare in pista, e le scritte in arancione indicano quelli che hanno gareggiato oggi o che gareggeranno questa sera
allo Stade de France sui 5.000 metri. Mi sono fermato pure a prendere un coffee che vi consiglio quando andate agli eventi ON, perché è davvero eccezionale. Eccoli qua tutti i prototipi, è incredibile come siano passati da una scarpa 5 anni fa che era abbastanza tra virgolette normale a una scarpa super innovativa che adesso comunque andremo a vedere in azione. La cosa secondo me clamorosa è il fatto che ci siano solamente 5 componenti della scarpa stessa. Nella parte inferiore utilizza la struttura classica tra virgolette delle Strike, mentre la vera innovazione è quella legata alla parte superiore, dove effettivamente la tomaia è praticamente inesistente, e adesso comunque la vediamo. Qui c'è pure la scarpa di Hellen Obiri che ha utilizzato alla maratona di Boston, quella proprio originale, e speriamo che possa fare un eccellente risultato anche domani a Parigi. Anche dal punto di vista della sostenibilità, la scarpa consuma il 75% di emissioni di carbonio, inferiore rispetto invece agli altri modelli, perché la tomaia appunto è sviluppata in maniera molto più semplice e non devono essere trasportati tutti i prodotti che di fatto con le scarpe tradizionali vengono utilizzati per comporre la tomaia stessa. Da notare che la tecnologia Light Spray è stata anche adottata sulle scarpe da pista, e effettivamente qua ci sono dei prototipi, ma ho chiesto, sono quelle già utilizzate dai podisti ON. Tra l'altro sarebbe leggero se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, ed ora finalmente vediamo il lab. Queste sono le Cloud Boom Strike LS, pesano solamente 170 grammi, ovviamente non le ho provate, ma hanno una tomaia davvero incredibile che è molto morbida, e in effetti alcuni podisti e atleti di ON la utilizzano senza utilizzare le calze. La parte inferiore comunque è quella standard delle Strike, mentre la parte superiore, dove c'è tutta l'innovazione che riduce in maniera significativa l'utilizzo della tomaia ed è così morbida ma al tempo stesso resistente a seconda del posizionamento sul piede stesso. Ora però andiamo a vedere il robot che mostra come questa scarpa viene realizzata. Uno degli aspetti interessanti è comunque il fatto che la scarpa non soltanto è leggera, ma ha una base relativamente poco ampia rispetto invece ad altre scarpe presenti sul mercato. Questa cosa offre in effetti la possibilità di avere una propulsione incredibile, e lo spazio nell'avampiede è discreto, ma comunque riuscirete a sprigionare tutta la forza del vostro motore. Il robot è assolutamente fantastico ed è diviso in due parti. Nella prima parte viene aggiunta la tomaia su una parte modellata, la parte inferiore è quella della Cloud Strike, mentre quella superiore viene appunto realizzata sul momento, e ho notato che toccandola con mano ci sono delle parti della tomaia in cui la tomaia stessa è più morbida e davvero traspirante, mentre altre parti più resistenti che consentono effettivamente di utilizzarla a lungo, e mi è stato detto che la parte inferiore, quella utilizzata in paybacks, è quella che si rovina prima, ovviamente perché ha contatto con il terreno. C'è poi una seconda parte dove vengono realizzati tutti i loghi ON stampati con il laser. È davvero incredibile come questa scarpa venga prodotta, e spero che sia disponibile sul mercato, magari con pochi pezzi, alla fine dell'anno. Lo vedremo comunque nei prossimi giorni. Spero che questa visita vi sia piaciuta. Voi nel frattempo stay strong e keep running, e ci vediamo alla prossima. Nei prossimi giorni continuerò a testare le scarpe ON perché mi piacciono tantissimo, e ovviamente spero di poterle utilizzare nella prossima maratona che sarà a Chicago. Ciao, alla prossima!